Avant de reprendre le fil de l'impact des politiques d'austérité en Europe, je dirais que mon camarade, dans tous les sens du terme, de longue date, Ricardo, ce qu'il a dit des économistes de gauche italiens est vrai, mais on peut dire qu'en France, les économistes de gauche, y en a-t-il jamais eu, en dehors de moi et d'une de mes vieilles amies, Suzanne de Brunhoff? À part ça, je dirais non. Il y a eu des ignorants comme les partisans de la régulation et leur seul but et leur seul rêve était de devenir les conseillers du président François Mitterrand à l'époque, et maintenant ceux qui restent de gauche ne sont même plus sociaux-libéraux, car François Hollande n'est certainement même pas social-libéral. Je pense que Madame Merkel et personnellement, je crains plus à gauche que François Hollande. Mais... Allora, prima di riprendere il filo del discorso relativamente agli impatti, alle ripercussioni della politica di austerity o di austerità in Europa, vorrei dire appunto al mio compagno in tutti i sensi di ormai lunga data, Riccardo, che quello che ha detto relativamente agli economisti della sinistra italiana è vero. Però mi domando se in Francia questi economisti di sinistra siano mai esistiti, perché al di fuori della mia persona e di una vecchia amica che è Suzanne de Brunhoff non ne vedo ovviamente, non ce ne sono. Sono esistiti sì alcuni ignoranti fautori della regulation, però il loro unico scopo, il loro unico obiettivo era quello di diventare consigliere del presidente della Repubblica di allora, François Mitterrand. Oggi, per quanto rimane di questa sinistra in Francia, appunto con François Hollande ad esempio, non si può nemmeno più parlare di social liberismo, e temo che la Merkel sia personalmente più a sinistra di François Hollande. Oui. Et à ce moment-là, je vous ai parlé de la France, mais pourquoi l'Allemagne a-t-elle pu avoir cette politique que l'on appelle néo-mercantilisme et reste un des principaux exportateurs de biens d'équipement et de biens de consommation à haute technique? L'héritage, eh bien, c'est l'héritage du régime nazi. Vi ho parlato della Francia, però adesso parleremo della Germania e ci dobbiamo domandare per quale motivo la Germania possa aver avuto questa politica neo-mercantilista, perché continua a rimanere il paese che esporta più beni infrastrutturali e beni di consumo ad alto contenuto tecnologico. Per quale motivo tutto questo? Perché è l'eredità del regime nazista. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que j'ai étudié de près
la politique de grands travaux, d'autoroutes, de plein emploi d'Adolf Hitler n'a jamais existé. Les nazis se souciaient, si vous me permettez de dire, comme de leur dernière chemise, du plein emploi. Les autoroutes étaient l'héritage de la République de Weimar. Questo per due motivi, infatti ho studiato la questione da vicino. La politica delle grandi opere infrastrutturali, autostrade, piena occupazione anche, beh, Hitler, se mi consentite di dirlo, se ne fregava assolutamente e alla grande. Non si preoccupava di politica di piena occupazione, questa era l'eredità appunto della Repubblica di Weimar. A partire de 1933, à peu près les trois quarts ou plus de la croissance de l'économie allemande sont liés aux commandes militaires venant de l'État qui avait explicitement déjà mis en avant son programme de création d'un empire allemand s'étendant jusqu'à l'Oural. Ce qui veut dire que, en 1944, d'une part, les entreprises allemandes se retrouvent avec une masse de profits gigantesques entièrement recyclés en Suisse, et en même temps, le ministère d'Albert Speer, le ministère des armements, qui était un nazi fanatique, dote l'industrie allemande de techniques tellement en avance sur l'époque qu'elles ne pourront être mises en application que 5 ou 10 ans ou plus après. C'est cela qui va créer cet avantage de l'Allemagne à l'exportation de biens d'équipement. Et un dernier mot, Ludwig Erhard, le fondateur de l'ordolibéralisme, cela est dans un livre récemment publié en anglais qui s'appelle Beyond the Nazi Regime, qui était Ludwig Erhard, eh bien, le chief of staff d'Heinrich Himmler, très intéressé lui-même au progrès technique. Nel 1933, i tre quarti, o anzi più dei tre quarti, della crescita economica tedesca erano inerenti, legati agli ordini militari, appunto, agli ordini, agli ordinativi fatti dallo Stato. E questo spiega anche appunto questa volontà che c'era all'epoca di valorizzare il programma che era volto a creare questo grande impero tedesco che doveva estendersi fino agli Urali. Alla fine del 1944 le aziende tedesche disponevano di utili in massa, veramente giganteschi, che erano stati tutti riciclati in Svizzera. E poi il ministro all'epoca degli armamenti, Albert Speer, che era appunto un fanatico nazista, dette appunto a fine del 1944 alle aziende tedesche
la possibilità di specializzarsi in tecniche molto molto spinte per l'epoca, così spinte queste tecniche che furono applicate soltanto 5 o 10 anni dopo. È da lì quindi che prende origine questo grande vantaggio della Germania nell'export poi a seguire di beni infrastrutturali. Poi un'ultima parola adesso relativa a Ludwig Erhard. Un libro è stato scritto di recente che si intitola in inglese Beyond the Nazi Regime. Chi era questo Ludwig Erhard? Ludwig Erhard era il chief of staff di Himmler e anche lui era particolarmente interessato all'avanzata del progresso tecnologico. E se vous voulez des renseignements précis, mes sources sont un livre absolument génial que je recommande à tous d'un certain Adam Tooze, T-O-O-Z-E, qui s'appelle The Wages of Destruction, The Creation and the Destruction of the Nazi Economy. Il est regardé comme un des leaders de la nouvelle école historique anglaise. Et Tooze consacre tout un chapitre au fait que toute la profession économique allemande, tous à l'époque adeptes de la théorie de l'équilibre général, calcule et publie des articles donnant, grâce à l'œuvre de Léon Valras, les raisons pour lesquelles les Juifs doivent être éliminés, un article de 1943 de mai de la Journal of German Economics a pour titre The Economics of the Final Solution. L'auteur est le président de l'Association des économistes allemands et il gardera son job après. Et les mêmes calculs en appliquant des modèles mathématiques les plus rigoureux, le nombre de Slaves qu'il faudrait exterminer dans l'Empire allemand pour faire monter le taux de profit. On aboutissait à 45 millions. Bon, ce qui vous montre le climat dans lequel va naître l'Europe. Et les grands criminels, là, ils en étaient. Adesso appunto vi spiegherò un po' il quadro in cui è nata l'Europa e appunto vi parlerò di questi grandi criminali. Quindi torniamo alle fonti precise che vi posso citare, dalle quali ho tratto appunto quello che vi sto dicendo. Fra appunto questi c'è un libro geniale che consiglio a ognuno di voi, che è scritto da Adam Tooze, e T-O-O-Z-E, per essere sicuri di aver capito bene il nome, che si intitola The Ways of Destruction, The Creation and Destruction of the Nazi Economy. Questo Tooze è considerato uno dei leader della nuova scuola storica tedesca e Tooze in questo libro dedica un intero capitolo a parlare appunto dei profitti dell'economia tedesca. E appunto si possono anche fare varie ipotesi e riuscire a capire attraverso quello che dice Tooze, attraverso anche altri articoli, come grazie appunto a quello che aveva detto Léon Valras ci fossero dei motivi economici per cui gli ebrei dovessero essere eliminati. Un articolo anche del 1943 che è stato pubblicato nel Journal of German Economics
si parla appunto di economics of the final solution, quindi appunto di questi motivi economici alla base della soluzione finale. Articolo scritto dal presidente dell'associazione degli allora economisti tedeschi, persona che mantenne anche il suo posto di lavoro dopo. Poi sempre appunto prendendo queste fonti si possono trovare dei calcoli, dei modelli matematici veramente molto rigorosi e precisi, in cui si riusciva a stimare, o grazie ai quali si riuscivano a stimare il numero di slavi da sterminare per far crescere l'impero tedesco e aumentare appunto il tasso di profitto della Germania. Erano 45 milioni, quindi questo vi dà un po' un'idea del quadro e del contesto in cui è nata all'epoca l'Europa. E a dernier point sur pour en finir avec cette crise européenne, deux points. D'abord, qui était le principal fournisseur en devises étrangères du régime nazi? La Banque de France. Annie Lacroix-Rise a trouvé page 424 de son livre, dans les archives de la Banque de France, au moment où le Front populaire, pour la seule fois de l'histoire du Parti socialiste, envisage un programme de réforme sociale. Cette citation du président du gouverneur de la Banque de France. Pas un franc pour les socialistes, mais crédit illimité pour la Reichsbank. Allora, ultimi, due ultimi punti per inquadrare la crisi dell'Europa. Chi era il principale fornitore all'epoca di valuta estera per il regime nazista? La Banca di Francia. Appunto, Annie Lacroix-Rise, sempre in questo suo libro, a pagina 424, specifica che, basandosi sugli archivi della Banca di Francia, ha trovato quanto aveva detto l'allora governatore della Banca di Francia, mentre il Front Populaire, ed è l'unica volta appunto nella storia del Partito Socialista Francese, l'unica volta in cui questo partito aveva ipotizzato un programma di riforma sociale. Quindi il governatore della Banca di Francia disse: non un franco per i socialisti, però credito illimitato per il regime nazista, per la Reichsbank. Tout ceci était bien beau, seulement arrive 1945. Le Parti communiste, à l'époque, même s'il reste assez stalinien, impose quand même des réformes sociales. Si le général de Gaulle crée la sécurité sociale, ce n'est pas par bonté d'âme. C'est parce que la hantise de la révolution est là. Si les chrétiens démocrates allemands pratiquent la co-gestion, c'est simplement que la classe ouvrière qui avait été écrasée par le régime nazi renaît, que l'Allemagne devient le pays le plus syndicalisé de l'Europe, peut-être en dehors de l'Italie. Donc,
hausse des salaires, réformes sociales, dépenses publiques. C'est alors que l'idée d'Europe va réapparaître. Tutto questo sicuramente costituisce un quadro molto bello, però poi arriva il 1945. All'epoca, quindi nel 1945, il Partito Comunista, anche se era ancora abbastanza stalinista, impone le riforme sociali. E poi se il generale de Gaulle, sempre più o meno in quell'epoca, crea anche la sécurité sociale, quindi l'ente di previdenza sociale, non lo fa certo per bontà d'animo, lo fa semplicemente perché aleggia il timore della rivoluzione. E se i cristiano-democratici tedeschi vanno ad ideare poi la cogestione, lo fanno semplicemente perché la classe operaia che era stata schiacciata dal regime nazista rinasce. La Germania è quindi diventato il paese ad tasso di iscrizione al sindacato più elevato in Europa, forse con l'Italia. Quindi si assiste ad un aumento dei salari, si assiste alla messa in atto di riforme sociali e a spesa pubblica. Ed è quindi in quel momento che ricompare l'Europa. L'idea europea. Il n'y a aucun doute sur ce point, apparaît en France dans les années 30 et 40. L'idea di Europa, senza alcun dubbio, appare in Francia per la prima volta tra gli anni 30 e 40. Sur ce point, je vais citer quelques noms. Le principal, François Pérou, sur lequel on pourrait faire un film. On dit que les chats ont 7 vies. François Pérou en a eu au moins 2. Jean Monnet, Robert Schuman. Alors, je vais citer quelques textes qui, évidemment, sont très difficiles à trouver. Les références les plus accessibles sont deux livres. Un publié en 1990 aux éditions La Découverte à Paris d'un certain Daniel Lindenberg, Les années souterraines, et le deuxième publié aux éditions du Rocher en 2003, Bernard Bruneteau, Bruneteau, L'Europe nouvelle d'Adolf Hitler, la naissance de l'idéologie européenne. Adesso citerò alcuni nomi, appunto tra i principali nomi da citare c'è François Pérou, sul quale potremmo sicuramente fare un filmato. Si dice che i gatti abbiano 7 vite, questo François Pérou ne ha avute almeno 2. Lo spelling P-E-R-R-O-U-X. Poi altri nomi da citare, Jean Monnet e Robert Schuman. Citerò anche alcuni testi che sono molto difficili da trovare.
in cui appunto si fa riferimento a quanto vi sto per dire. Allora, ci sono due libri da prendere in considerazione. Il primo è stato pubblicato nel 1990 presso Les Éditions La Découverte da Daniel Lindenberg, e il titolo in francese è Les années souterraines, ovvero gli anni sotterranei, gli anni, non so come tradurlo in italiano perché il titolo è in francese, quindi è traduzione letterale questo il titolo. E poi il secondo libro è di Bernard Brunetteau, Brunetteau, presso les éditions du Rocher nel 2003, la nuova Europa di Adolf Hitler, la nascita dell'ideologia europea. Ancora una volta la traduzione del titolo è data così all'impronta. Si vous êtes intéressé par les œuvres originales, il faut malheureusement vous rendre à Washington à la librairie du Congrès, car les ouvrages originaux ont disparu. Se siete interessati agli originali, in Francia non li trovate più, non trovate più le opere originali, dovete andare alla libreria del Congresso a Washington. Alors, François Perroux, un personnage absolument crucial. Il fait ses études à Vienne à côté de Friedrich Hayek. C'est un disciple inconditionnel de Hayek. Il est littéralement Keynes. Il écrit en 1944, republié dans ses œuvres complètes un livre, La généralisation de la théorie générale, qui est une véritable infamie, mais qui malheureusement marquera Jacques Attali et compagnie. Perroux est beaucoup de choses. D'abord, okay. Allora, parliamo innanzitutto di Perroux. Perroux è un personaggio cruciale in tutta questa vicenda. Studia a Vienna accanto a Friedrich Hayek, ne è discepolo e sicuramente odia Keynes, lo odia letteralmente. Nel 1944 viene ripubblicata appunto una sua opera completa e un suo libro che è La generalizzazione della teoria generale. È una infamia vera e propria, però segnerà molto fortemente Jacques Attali. E c'est de Perroux, de ce livre, qu'Attali tire sa citation. Vous me direz que décidément, les économistes français ont des démons. Perroux écrit Keynes. Ce n'est pas un économiste sérieux. C'est un Anglais. C'est un homosexuel. Il ne comprend rien à la véritable science. Mais c'est en même temps un catholique fanatique, un ami intime d'abord de Pacelli, le futur Pie XII, en tant que secrétaire d'État et après pape. Il est la République, la démocratie. Il veut recréer une société ressuscitant plus ou moins l'ancien régime.
Allora, Perù è stato anche ripreso appunto da Jacques Attali, quindi con tutte queste citazioni di economisti francesi, fra l'altro potreste anche dirmi, ma questi economisti francesi nelle loro teste hanno parecchi demoni che si sono agitati o che si stanno agitando. Comunque, detto questo, Perù scrisse di Keynes. Keynes non è un economista serio, è inglese, è omosessuale e non capisce nulla della scienza vera. Perù era anche fanatico, un cattolico fanatico, era intimo amico di Pacelli, prima segretario di Stato e poi Papa. Odiava la Repubblica, odiava la democrazia e voleva ricreare una società in cui avrebbe più o meno rimesso in sesto, risuscitato l'ancien régime. Il y a deux ouvrages qui méritent d'être connus. La deuxième édition, publiée en 1940, lorsque les Allemands arrivent à Paris, qui a pour titre « Des mythes hitlériens à l'Europe allemande ». Dans « Pourquoi ce livre est-il interdit par le régime nazi ?» Pas du tout, parce que Perù est anti-nazi, parce qu'il accuse les nazis et Hitler d'être socialistes, modernes, et de ne rien comprendre à ce qu'est la société traditionnelle. Déjà, dès 1940, il entrevoit, je cite, c'est dans Lindenberg, le régime nazi, comme tout régime progressiste, ne pourra pas survivre. Après arrivera l'ordre européen, et dans cet ordre, la France régnera. Quindi questi due libri meritano veramente di essere conosciuti. In una seconda edizione che fu pubblicata nel 1940, che si intitola Dai miti hitleriani all'Europa tedesca, libro che fra l'altro è stato proibito dal regime nazista, Perù accusa appunto i nazisti e Hitler di essere troppo socialisti e troppo moderni e di non capire assolutamente nulla della società. Quindi questo lo si trova appunto scritto nel libro di Lindenberg. E scrive anche Perù che il regime nazista, non, come ogni regime progressista, non potrà sopravvivere e dopo questo regime nazista verrà l'ordine europeo in cui regnerà la Francia. Il y a un texte encore plus important qui est un article publié dans une revue patronnée par le régime du maréchal Pétain et qui s'appelle la revue de l'ordre économique, un article du numéro de décembre 1943, page 1 à 15. Et qui a pour titre la monnaie dans une économie européenne organisée. Et cet article est fondamental car il est exactement le blueprint, la première version
de ce qui sera le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et croissance. Citation. Puisque notre but est de réduire le rôle de l'État à celui d'instrument des lois du marché, on doit lui enlever tout contrôle sur la monnaie. C'è un altro testo molto importante che è rappresentato da un articolo che era stato pubblicato nel dicembre del 1943 nella rivista che era appoggiata all'epoca dal regime del maresciallo Pétain, la rivista dell'ordine economico. In questo articolo, da pagina 1 a pagina 15, che è intitolato La moneta nell'economia europea organizzata, vediamo appunto degli elementi fondamentali che servono da prima versione, da bozza per il poi trattato di Maastricht e per il patto di crescita e di stabilità. E cito appunto: dato che il nostro obiettivo è quello di ridurre il ruolo dello Stato on doit réduire le rôle de l'État à celui d'instrument imposant les lois du marché. Bisogna riportare il ruolo dello Stato a quello di strumento che imponga le leggi di mercato e quindi bisogna togliergli anche ogni tipo di controllo sulla moneta. E ce qui est, et Pérou ajoutera, grâce à ce projet que le futur réalisera, le pouvoir sera exclusivement dans les mains d'un directorat de savants et de technocrates, la démocratie sera abolie à tout jamais. E Perù aggiungerà anche, grazie a questo progetto che realizzerà il futuro, il potere sarà esclusivamente nelle mani di un direttorato fatto di saggi e di tecnocrati e la democrazia verrà abolita per sempre. Alors ce qui est intéressant, c'est que Pérou dont le maréchal Pétain n'avait pas voulu comme ministre parce qu'il le trouvait trop pro-nazi, renaît en 1945 grâce à une affaire sentimentale. Il aurait pu être exécuté comme beaucoup, comme certains intellectuels, mais il se trouve que la veuve d'un des ministres les plus originaux de Léon Blum était amoureuse de Pérou. Elle le sauve du poteau d'exécution et Pérou devient à ce moment-là le conseiller du général de Gaulle et dirige l'économie française jusque à l'avènement du régime Mitterrand, lorsqu'Attali s'en débarrassera. Il mourra d'ailleurs peu de temps après. Poi c'è un'altra cosa interessante sempre relativa a questo Perù di cui il maresciallo Pétain non aveva voluto come suo ministro.
E questo Perù rinasce appunto nel 1945 grazie a una questione sentimentale. Infatti, come molti intellettuali dell'epoca, avrebbe potuto essere ucciso. Invece, dato che la vedova di un ministro, che era tra i più originali di Léon Blum, si era perdutamente innamorata di Perù, questo Perù viene salvato in extremis. E Perù diventa quindi il consigliere del generale de Gaulle ed è chiamato appunto a dirigere l'economia francese fino all'avvento del regime di François Mitterrand, quando appunto compare sulla scena Attali che si disfa, che allontana Perù. Perù, tra l'altro, morrà da lì a poco. Alors, il y a un deuxième personnage qui était un ami intime de François Perù, Robert Schuman. Dans son bureau, dans le principal institut de recherche à Paris, il y avait quelques photos, Oliveira de Salazar, le professeur d'économie devenu le dictateur du Portugal, Benito Mussolini, Pidouze et Robert Schuman. Alors, sur Robert Schuman, malheureusement, tous ses discours et textes écrits ont été communiqués après sa mort à Rome, et le Vatican, clairement, ne permet pas de consulter les archives. Mais au moins, on a quelques textes de lui, notamment... Alors, il secondo personaggio di cui vorrei parlare era amico intimo di François Perù e si chiama Robert Schuman. Nel principale istituto di ricerca parigino dove aveva il suo ufficio ci sono appunto, c'erano delle foto in cui veniva ritratto Robert Schuman in compagnia di Salazar, all'epoca professore di economia che poi sarebbe diventato il peggior dittatore portoghese, in compagnia di Benito Mussolini e di Pio XII. Robert Schuman ha scritto molto, però questi suoi discorsi e testi scritti dopo la sua morte sono stati tutti comunicati a Roma e in modo preciso in Vaticano, dove ovviamente gli archivi non sono accessibili alla consultazione, però rimangono alcuni suoi testi. Alors, que peut-on dire de certains sur lui? Annie Lacroix-Riz a péniblement exploré les archives d'une organisation, l'Action catholique, qui sera la future démocratie chrétienne en France, et qui était entièrement financée par les Wendel, le comité des forges et la Banque de France. Alors, il y a notamment page 259 du livre d'Annie Lacroix-Riz, une citation qu'elle a trouvée du discours de Robert Schuman en 1935, à l'Assemblée de l'Action catholique à Paris. Il faut abolir un très grand nombre de lois infâmes qui sont l'œuvre de la République, rétablir en plein droit les libertés religieuses, en finir une fois pour toutes avec l'école laïque, l'État laïque,
le pouvoir des francs-maçons et des instituteurs. Et c'est à cela que je consacrerai mon œuvre. Et c'est cela qui sera la grande réalisation de l'Europe future. Però appunto esistono alcuni testi, alcuni discorsi disponibili e che possono essere consultati e che di sicuro appunto emerge quanto segue. Ed è sempre Annie Lacroix-Riis che con molte difficoltà ha ritrovato questi dati andando ad esplorare gli archivi dell'azione cattolica francese che sarebbe diventata poi la Democrazia Cristiana in Francia. E ha trovato appunto che questa azione cattolica tra l'altro era completamente, totalmente finanziata dal Comité des Forges di cui vi parlavo prima, quindi con i Wendel e dalla Banca di Francia. A pagina 259 nel libro appunto di Lacroix-Riis si trova la citazione che la stessa ha trovato nel discorso del 35 di Robert Schuman pronunciato all'associazione davanti all'assemblea dell'Associazione Cattolica Francese e ha detto che bisogna abolire alcune, una volta per tutte bisognerà abolire alcune leggi infami che sono opera repubblicana, bisognerà di pieno diritto ristabilire la libertà religiosa e finirla una volta per tutte con la scuola laica, lo Stato laico, il potere dei massoni e degli istitutori, dei maestri di scuola. Questo appunto era nell'opera di Schuman e diceva anche che lui avrebbe dedicato tutto il resto del suo lavoro, dei suoi sforzi a fare in modo che questo diventi la grande realizzazione dell'Europa futura. Una cosa sola, siccome qui questa parte sembra molto gravosa e gravata di storie, no, però io voglio sottolineare che non so se state intuendo, avendo già avuto un'infarinatura di tutta questa vicenda, come qua si trovano esattamente le basi ideologiche, sono queste le basi ideologiche di quello che poi è successo in tutta la modernità europea. Quindi può sembrare un po' che ci sta tenendo un po' indietro, ma in realtà è importantissimo capire dove viene tutta la storia che poi abbiamo vissuto. Adesso facciamo un'ultima frase di Alain, ai tre quarti ci fermiamo, noi facciamo una piccola riunione e poi riprendiamo le tre e mezzo. Citation relative au troisième homme de ce premier âge de complot, car c'en était un, visant à l'Union européenne, Jean Monnet. Alors là, la référence précise est, il y a deux références précises, un livre anonyme cité par Annie Lacroix-Riis sous le nom de Pertinax, Pertinax, qu'elle a trouvé grâce à James Galbraith à la librairie du Congrès, et une deuxième référence, la biographie de Franklin Roosevelt publiée par Conrad Black, BLACK, en 2006, et qui s'appelle Franklin Roosevelt. Alors, Jean Monnet est un banquier international qui va prendre contact avec Roosevelt et après avec Truman pour le convaincre de soutenir
le projet européen par l'intermédiaire de deux personnages fondamentaux, le cardinal archevêque de Chicago, président de la conférence épiscopale américaine, et d'un personnage encore plus puissant, le cardinal Spellman, cardinal archevêque de New York et ami intime du directeur du FBI, James Hoover. Et c'est comme cela que les Américains se laisseront convaincre justement de laisser le champ libre à ce projet européen. Mais on n'en était encore qu'à la première phase. Il restait à le faire naître. Et qui va le faire naître? Eh bien, le Parti socialiste, François Mitterrand, en personne. Allora, ultime citazioni, parlerò appunto adesso di questo terzo personaggio che ha partecipato alla prima fase di questo complotto, perché infatti di complotto si tratta, complotto finalizzato all'Unione Europea. Parlo quindi di Jean Monnet. Esistono due riferimenti precisi al riguardo. Uno è un libro anonimo che è citato da Annie Lacroix-Riz, che era intitolato Pertinax e che è stato trovato nella libreria del Congresso da James Galbraith. Il secondo riferimento è quello appunto di un libro, di una biografia di Franklin Roosevelt scritta da Conrad Black, che si intitola appunto Franklin Roosevelt, in cui appunto si legge che Jean Monnet, banchiere internazionale, contatta dapprima Roosevelt e poi Truman per convincerli di appoggiare il progetto europeo, e lo fa attraverso due personaggi. Uno è il cardinale arcivescovo di Chicago, che era presidente anche della conferenza episcopale americana, e attraverso un altro personaggio ancora più potente, che era il cardinale Spellman, cardinale arcivescovo di New York, amico intimo tra l'altro del direttore dell'FBI James Hoover. Quindi gli americani si sono lasciati convincere di lasciare la via libera, di dare via libero a questo progetto europeo. Però questa era la prima fase di tutto questo progetto, progetto che doveva ancora nascere. E chi lo farà nascere? Sarà il Partito Socialista Francese a farlo nascere, nella persona di François Mitterrand.